abbiamo messo insieme due persone che sono totalmente diverse. Abbiamo un artista che viene dal Giappone e invece un fotografo della zona. Allora, l'artista del Giappone è nato con una serie di particolari eventi. Ha incominciato in Giappone facendo la pubblicità a motorino Honda. Dopo questo lui è venuto in Europa e sfortunatamente per lui in Cecoslovacchia è stato preso dai carri sovietici. E allora lì ha capito che l'Europa era diversa dal suo paese, molto diversa, e ha cominciato a girarla. Per cui abbiamo qui quadri che mettono insieme sensibilità locale con sensibilità orientale. Accanto a questo, invece, abbiamo messo un fotografo che non è solo un fotografo, come Carlo Perini, il quale ha il pregio di essere stato ed è tuttora testimone di tutto ciò che avviene qui, dalla nascita, scuola, matrimonio, eventi vari, anche la parte terminale meno piacevole della vita. Insomma, lui è testimone di tutto e ha fotografato tutto. È una ricerca questa, una ricerca nel tempo, cioè di fotografie che partono anche dal bianco e nero, naturalmente sono tutte foto in digitale, tutte. E poi nel tempo ho sempre cercato di modificare sia la fotografia, sia l'ingrandimento e sia l'inquadratura. Sin quando sono arrivato a fare certe fotografie di dimensioni anche pregevoli con macchine anche di pregio, cioè di grande formato, e andando alla ricerca anche del mosso, di creare qualcosa, cioè che in movimento. Ecco, direi che serve una certa manualità. Ecco, quando hai acquisito questa manualità, riesci anche a dare un certo mosso a quello che ti interessa, all'immagine. Quando ero piccolo abitavo in campagna, perciò conosciamo campagna del Giappone. Allora venendo qui, grande pianura, affascinato di questa grandezza, larghezza, no? Come di natura, e poi casa che comincia un po' a distruggere, no? Allora è interessato tutta questa casa vecchia, campagna. Questa è la prima mostra allestita all'interno del municipio dopo 3 anni di sospensione causa pandemia. Ricordo che l'ultima mostra che abbiamo avuto è stata nel febbraio del 2020 e bruscamente sospesa causa pandemia. Quindi, diciamo, un giorno di orgoglio per tutta la comunità di San Benedetto, una ripartenza gioiosa per tutti, una ripartenza per la possibilità di avere ancora esposizioni temporanee in questo luogo meraviglioso. Seconda soddisfazione è senz'altro quella di avere dei concittadini di alto spessore, e quindi devo ringraziarli di tutto questo, come devo ringraziare chi ha organizzato per il terzo anno consecutivo questa 146esima fiera d'agosto, ossia Confcommercio e soprattutto il referente locale Dino Barbi, perché per aver avuto il coraggio di accettare ancora questa sfida e per averci dato la possibilità all'interno di questa manifestazione di organizzare questa meravigliosa mostra.